Signore e signori, la squadra neopromossa al primo tentativo, boom, one shot, vincitrice del campionato di Serie D, Girone A, vai col suono Bart, Novara Football Club! Ragazzi, siete pronti? Tutti insieme, in maglia azzurra, il Novara! Vai, 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 vai! Buona, buona! Momo! Poi arrivano uno per volta, però adesso volevo Buona e Momo perché c'è un lancio da fare, vai! Ragazzi, tutti insieme, dobbiamo fare un coro perché insieme abbiamo raggiunto un bel traguardo! Oh, ragazzi, tutti qui, tutti qui! Quale? Basta, andiamo dietro. Tutti insieme? Vai. Tutti passi, tutti passi. Oh, vai, eh. Oh. Yeah!
E poi ci sono i giocatori. Come per esempio il numero 2, Gabriele! Il numero 3, Dario! Il numero 4, Alessandro! Il numero 5, Samuele! Numero 6, Mandio! Numero 7, Tommaso! Numero 8, Babacar! Numero 9, Giuseppe! Numero 14, Alessandro! Numero 16, Lorenzo! Numero 17, Lorenzo! Numero 18, Vincenzo! Alfiero! Numero 19, fa il capitano, posso dirlo in francese, col cazzo, qui lo fa uno che ha veramente tutti gli attributi per essere il capitano. Ma veramente tutto lo sa che sta sempre dentro le quinte,
capitanato dal mister Marco! 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 Ci sono tutti, prima di Marco! E adesso l'uomo che ha reso possibile appena non abbiamo finito a questo sulla sua faccia l'uomo che ha reso possibile quello che era Mario ma siete bastardi, io dico Marco per rispondere a Ferranti. C'è solo un presidente, c'è solo un presidente, c'è solo un presidente. Scusa regia, mi mandi la canzone del press un attimo, grazie. Mandala, subito, immediatamente, qui sono di sempre. Credo che ci sia del Vasco Rossi dentro. Ah, mi stai mettendo l'inno, io me lo metto il Vasco Rossi, vado avanti. Presidente, anche se diceva Patrizio. Presidente, presidente, Massimo, Ferranti, Massimo, 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 Massimo. La cosa più bella della mia vita. Presidente, ah, eccolo qua, pronto? Hai detto, scusa, perché ci sono i microfoni che hanno qualche problema. Hai detto cominciamo la serie. Io c'è il microfono disturbato, che usciamo la serie B. È meraviglioso non conoscere una persona e dopo una manciata di settimane abbiamo capito che siamo stati fortunati, oltre che bravi. Forza! Ragazzi, chiamatevi voi tutti quelli dello staff perché sono fondamentali. Io comincerei dal Nani. Nani! Nani, vieni qua. Numero uno, ragazzi. Nani. Se ci siamo è perché esiste il Nani! Fai tutti i nomi. Chi si occupa del magazzino? Direttore sportivo, dov'è? Il prof l'avete presentato pure. Il prof, Pasquale, che... Se il portiere non ti forma, ci sarà un giorno, no? Ma anche Enrico. Vai. E poi presentiamo tutti. Andiamo tutti qua. Vi voglio qui, per tutti. Max, Dada, fai tu gli onori di casa. È giusto ringraziare tutti, ma sono due persone che si stanno dietro tutti i giorni e
le persone importanti per noi e per tutto il gruppo che ci sta andando avanti, lavandoci tutti i giorni, no, parlando del presidente, ed è giusto che il cammino più fiore voce un applauso per loro. Magari voi tanti non lo conoscete, ma era l'unico che ci poteva far perdere questo campionato. Il giocatore tecnico, maestro, uomo, insieme a noi è lottato, a quale tanto! Pablo! Una delle due, bro! Una delle due! Io sono convinto che... Aspetta, dov'è? Oh, ti devi svegliare! Non lo mettere in bocca! Impugnalo qua sopra, più in alto. Non lo mettere in bocca! Quello che volevo dire è che se abbiamo vinto, e soprattutto perché qui ci sono prima uomini e poi calciatori, ringrazio Dio di averli conosciuti uno ad uno. Grazie ragazzi! Sì! Vado. Grazie a voi. Il massaggiatore ufficiale Novara Football Club, fisioterapista, che li ha rimessi tutti in sesto. E girati, eccolo qua. L'applauso è per tutti. Lui se. Eccolo qua. Siamo finalmente scesi da quel treno notte che ci aveva riportato a casa da Roma dopo la più triste trasferta a seguito della maglia azzurra lo scorso fine luglio. Siamo finalmente arrivati, ci siamo ripresi tutto quello che è nostro dopo un solo anno da quella terribile estate. Chi quei mesi ha fatto di tutto per fare questa nostra nazione? Ha fallito! Noi abbiamo vinto! Ha vinto Ferranti! Ha vinto Ferranti! Ha vinto la sua famiglia! Con volontà, coraggio e determinazione hanno permesso di costruire tutto ciò in mezzo a tante difficoltà. Lui e loro non hanno mai mollato. Ha vinto Marchionni, il suo staff e tutte quelle persone che hanno collaborato nel quotidiano con questo gruppo. Hanno vinto questi fantastici ragazzi, loro sì che hanno vinto. È rimasto con noi chi tutte le stanche, chi l'autunno e chi l'inverno. Hanno vinto coloro che agiscono dietro le quinte. I dipendenti. Paolo, Massimo, Davide, Lisa, Matteo, Nino, Verca, Alessio, Fabrizio, Di Cipolle, Federica. Abbiamo vinto tutti! Grazie a tutti.
Hai già vissuto giornate così nella tua vita, però questa è l'essenza migliore, perché grinta e sacrificio, e poi non era assolutamente scontato. Ad un certo punto abbiamo vinto perché siamo stati i più forti. Sì, non ci ha regalato niente nessuno, anzi ce lo siamo sudati ancora di più. E quest'anno però rispetto all'anno scorso è imparagonabile per tutta la gente che ci ha sempre sostenuto. Sia oggi, ma comunque tutto l'anno, in trasferte, in casa, sono stati veramente eccezionali. Devo ringraziare poi tutti i miei compagni, senza di loro non avrei fatto niente. Non ti chiediamo quale vuole essere il tuo futuro, perché se dipendesse da te? Se dipendesse da me sarei qua a vita, quindi speriamo bene, mi incontrerò, parlerò con la società e poi vedremo quello che succederà. Adesso c'è da finire una stagione, onorare il campionato e poi molto probabilmente
straordinari, Paul Scudetto. Sì, adesso dobbiamo far bene queste ultime due partite, soprattutto poi l'ultima, che spero ci sia tanta gente per l'ultima in casa, e poi anche la Paul Scudetto, che l'anno scorso non ho fatto per via del Covid, quindi mi piacerebbe confrontarmi anche con le altre squadre che hanno vinto per vedere chi è la più forte poi. Finale Trilin a Gozzano, c'era un 3-1, poi è diventato 2-2 a Sanremo, il nostro 0-0, qualcuno di voi già nello spogliatoio e poi esplodere la festa. Sì, è stato un po' strano, io sono sempre rimasto in campo perché fino all'ultimo ci ho creduto, e poi quando dalla tribuna vedevo che dicevano 2-2, che è finita in pareggio, si è scoppiati in lacrime di gioia, perché comunque vincere non è mai facile, e arrivare alla fine così e goderci questa giornata è stato veramente bellissimo. Bona, possiamo dire che Strumbo è stato il valore aggiunto di questa rosa? Allora, Strumbo sia dentro che fuori dal campo è un fenomeno. È un bomber. Ogni giorno ci racconta una storia diversa, non è possibile. Confermo. Allora io come già ho detto alla serata di beneficenza, per me prima cosa è un sogno, come per me credo che lo è anche per gli altri ragazzi, però trovare un gruppo così dall'inizio, io che ero qua dalla prima sera ad oggi, posso dire che ho conosciuto persone e uomini fantastici, e questa è una cosa che credo che anche per la situazione che c'era qua a Novara calcistica, credo che è una cosa bellissima ed è una cosa che ora dobbiamo goderci tutti. Io ringrazio la città, qua la società e soprattutto i miei compagni di squadra, soprattutto. Buona, quanto è stato lungo questo campionato intenso? Mentalmente ci ha massacrato, perché fare un campionato per vincere è sempre più stressante rispetto a fare un campionato tranquillo, però la tensione, magari i periodi un pochino più pesanti sono stati smorzati da questo gruppo fantastico che ci ha dato serenità ogni giorno, tutto lo staff, la società, quindi magari quando c'erano quei periodi un pochino di tensione la società e lo staff sono stati bravissimi a alleggerire quei momenti lì, e sono quelli che ci hanno permesso poi di fare il passo in più per vincere questo campionato. Ci sarà una Paul Scudetto forse da giocare? Sì, ci sarà, così ancora non è ufficiale, ma noi giochiamo in campo sempre per vincere. Gioca sempre per vincere. Ancora mancano due partite più la Paul Scudetto, ma noi ci andiamo in campo per vincere. L'anima è sempre quello, e voglio sottolineare una cosa perché sembra scontata, giocare a vincere è difficile. Non so se qualcuno non lo sa, ma abbiamo vinto. Ciao a tutti, un saluto da Dambutai. Momo, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, sì, dopo un lungo cammino ci siamo riusciti. Sei quello... Sfogati! Basta mantenere il controllo! No, ci sfoghiamo sempre, all'interno delle quattro mura dello spogliatoio, insieme a tutti loro. Io ho paura di vedere la vostra notte, tua, di Buonaccorsi, di Strumbo, di Pereira, di Amobeng e soprattutto di Vutai. No, ci divertiremo perché abbiamo tenuto il freno a mano tirato per un bel po'. Io non so se le prossime due le gioco a Vutai, vi dico solo. Pablo, vai, inizia il pubblico! Canta! No, io non sono Momo, Momo è il più bravo, Momo. A che promozione siamo arrivati? La tua? Quarta? Quarta. Te l'ho chiesto giovedì, la risposta c'è già. Sì, il problema è che non sei preparato te, noi. No, la quarta. No, intendevo sul tuo futuro. Ah, sì. No, con quelle scarpe da calcio. Devo parlare con quel signore là. Poi ci parliamo. Bene. No, l'importante è che abbiamo vinto e è stata sofferta, non era scontata. E oggi è una rinascita di un nuovo Novara, di una città che merita più di questo. Grazie Paolo. C'è ancora un finale di stagione da svolgere, magari anche una Paul Scudetto, perché tu sei abituato anche a vincere le Supercoppe italiane di Serie C. Magari una Paul Scudetto, è vero che è una fatica doppia, però proviamoci. No, è onorare queste due partite, onorare la Coppa. Però il risultato è arrivato, dopo quello che arriva dopo si vedrà, però oggi era arrivare in Serie C, siamo arrivati, dopo se arriva un altro trofeo ben venga, però la cosa più importante era
arrivare a oggi e poter festeggiare.